tutti nel casotto del mio lavoro, delle 2000 cose che ho sul tavolo. Bentrovati dopo un paio di settimane. Allora, è un periodo un po', diciamo, un po' preso, un po' pieno di cose da fare. Però ho trovato modo di fare una piccola cosa nuova, veramente piccola, però graziosa, spero vi piaccia, ve la voglio mostrare. E che parte da questa cosa. Ho trovato una moneta, una vecchia moneta, un 500 lire, e ho pensato di incastonarla con il filo facendo un lavoro semplice utilizzando il rame e le pinze e nient'altro. E allora spero vi piaccia. Ora vi mostro il tutorial. Vi mando un bacio grande, grande, grande. Un saluto a tutti. Ciao! Allora, ecco il materiale. Non tutto proprio indispensabile, però adesso vi mostrerò nel dettaglio. Allora, una moneta come questa, ad esempio, oppure potreste anche scegliere, per esempio, un altro oggetto, una medaglia, una pietra che abbia questa forma, oppure una pietra realizzata col fimo, per esempio, un cabochon. Allora, del filo di rame o altro filo del diametro di 0,8 e della lunghezza di circa 30-35 cm. La solita taglierina, una pinza come questa, anche se non è assolutamente indispensabile, adesso capirete il motivo. È indispensabile invece questa pinza con le punte coniche, possibilmente la pinza con le ganasce di plastica per allungare, appiattire anzi il filo, una squadra o una riga e un pennarello. Ecco, ho tagliato un pezzo di filo da 0,8 e l'ho tagliato lungo circa 35 cm, che dovrebbe bastare per questo lavoro. Allora, cercate di raddrizzarlo un pochino, anzi, prima fate anche un'altra cosa. Sarebbe importante avere un filo di rame o di qualsiasi altro materiale abbastanza morbido. Se state usando come me il rame, passatelo velocemente sulla fiamma del fornello a gas, naturalmente tenendolo con le vostre pinze, stando molto attenti a non bruciarvi, possibilmente con delle pinze con i manici isolati, ovviamente. E in questo modo si ammorbidirà un pochino, sarà meno duro nel trattarlo, nel lavorarlo. Allora, in realtà in questo momento mi vedete utilizzare un filo che non è stato passato al fornello per un semplice motivo, perché scurendosi il filo non si vedono più i segni di riferimento che dovrò fare e quindi la dimostrazione risulterebbe un po' difficile, quindi ho deciso di lasciarlo così. Voi sappiate che potete passare il filo al fornello per ammorbidirlo, alla fiamma in sostanza, per ammorbidirlo. Quindi dobbiamo fare questi segni di riferimento. Partiamo da un capo del filo, calcolate 4 centimetri e segnateli con un pennarello indelebile di qualsiasi tipo, purché sia indelebile. Allora, 4 centimetri, ok, devo insistere perché questo vedo che lavora poco. Allora, questo tratto servirà a fare la parte finale, a chiudere con l'occhiello ad orefice il pendente. Quindi lo lasciate da parte come se non esistesse. Da questo punto in poi calcolate 2 centimetri ancora e li segnate. Questi sì sono parte di questo braccio, di uno dei bracci della croce, quindi 2 centimetri. Poi segnate da questo punto, dall'ultimo punto in poi, un paio di millimetri per creare come una specie di corridoio centrale di questa croce, che è il punto in cui si sovrapporranno i fili che passano perpendicolari tra di loro, quindi una specie di corridoio di macro centro, diciamo così. Di nuovo dall'ultimo punto segnato in poi altri 2 centimetri, e questa è l'altra metà del braccio della croce, del braccio orizzontale, diciamo così, per intenderci, della croce. Ok, adesso si procede, non so, si vedranno probabilmente poco i segni, spero li possiate vedere, ecco, da questo lato. Si procede con la pinza a punte tonde e si afferra quest'ultimo punto che abbiamo segnato, ok? Lo afferriamo con la pinza, ok? Sono qui. E
E lavorando con la parte lunga del filo, portiamo il filo dall'altra parte fino a renderlo parallelo a quello corto. Devono essere paralleli i due fili, vedete? Sto lavorando con la punta delle pinze perché non c'è bisogno che sia molto, molto largo questo spazio. Ho creato un uncino. Il braccio in questione arriva da qui, dal primo punto segnato a qui. Questa è la lunghezza del braccio, ok? Adesso sul tratto lungo del filo segno i riferimenti che ho già sul tratto corto, quindi segno avvicinando i fili semplicemente. Allora, il punto finale, la lunghezza totale di questo braccio, in pratica lo segno anche qui, poi segno il centro, che è questa specie di piccolo corridoio di un paio di millimetri, lo segno anche qui, scrivo veramente poco, ok, perfetto. Vedete? Allora adesso, come se dovessi chiudere questo uncino, chiudere su se stesso, proseguo afferrando la parte questa volta iniziale del braccio, sono sempre sul pezzo lungo, sul tratto lungo del filo, afferro il primo punto e lo porto verso il basso, come se dovessi chiudere questa forma lunga. Guardate. Vedete? Ecco cosa intendo dire. Vedete cosa ho creato? Ok, di nuovo il filo è parallelo, all'incirca parallelo. Ok? Adesso devo tornare, non tornare, devo creare l'altra parte del braccio, quella perpendicolare. Quindi segno su questo tratto di nuovo il centro del filo, il corridoio centrale. Faccio tutti e due i segni, anche se in realtà, diciamo, mi serve più che altro questo che sto facendo in questo momento, però segniamoli tutti e due per comodità. Allora, adesso, sempre lavorando sul filo lungo, prendiamo il primo segno fatto, dobbiamo creare l'altro braccio, quello che scenderà così, ok? Quindi prendo il primo segno su questo tratto di filo. Mi posso tenere anche un po' fuori, volendo, ecco così. Un po' fuori intendo dire non proprio centrata sul punto nero, ma un pochino verso l'esterno. E porto il filo all'insù in modo che sia perpendicolare alla struttura. Ok? Vedete, ho piegato in corrispondenza del primo punto che segna il centro della struttura. Adesso abbiamo già il segno che ci indica la fine di questo braccio. Afferriamo questo punto con le pinze nuovamente e portiamo, continuiamo a lavorare come abbiamo fatto finora. Avete fatto caso che siamo andati in senso, diciamo, antiorario, giusto? Ecco, continuiamo, proseguiamo in questa maniera, quindi il filo di nuovo parallelo all'altro, un'altra metà, così, vedete? Ok, vorrei raddrizzare un po' in questo modo. Abbiamo come riferimento i segni centrali. Allora, lo facciamo passare su questi segni, quelli del corridoietto centrale. Da questo punto di incrocio in poi calcoliamo 2 cm sempre e segniamo. Cerco di ricomporre un po' perché, come vi dicevo, sto usando un filo semirigido. Allora, 2 cm, ok? Di nuovo afferriamo questo punto, continuiamo a portare giù il filo, portiamo giù in modo che sia parallelo, vedete? Allora, ce l'abbiamo quasi fatta. Guardate, adesso dobbiamo fare così. Ecco, allora abbiamo realizzato una struttura come questa, vedete? Abbiamo completato i 4 raggi e ci troviamo in questa situazione. Il filo iniziale e il filo, l'ultimo filo che abbiamo utilizzato. Allora, considerate che il filo iniziale deve stare dietro proprio la moneta andrà qui, quindi tenete presente che questa è la parte nascosta della struttura, quindi il filo dietro. Allora, adesso dobbiamo bloccare il filo lungo. Bloccarlo in modo da tenere ferma questa struttura. Per
Se avrete utilizzato un filo più morbido, avrete meno difficoltà, mentre con un filo più duro, insomma, farete probabilmente un pochino più fatica. Fate in questo modo, fate girare il filo attorno ai bracci in modo da bloccarli un paio di volte, magari in modo alternato, cercando di passare una volta sopra, una volta sotto. Ora vi faccio vedere come si può fare. Passo sotto il braccio più vicino, poi sopra. Poi di nuovo sotto e poi di nuovo sopra. E poi si può fare anche il contrario, si può fare un giro al contrario. Non lo farò per un semplice motivo, voi potete farlo, anzi è consigliato, soltanto perché temo di rovinare un pochino questa forma. Quindi mi fermo qui, visto che il filo è un po' rigido. Allora, adesso, quindi tornate al punto di partenza, questi due fili sono sempre perpendicolari, adesso è arrivato il momento di bloccare questo filo innanzitutto. Allora, prendete sempre il primo raggio, quello che dietro ha il pezzetto di filo, e chiudete il filo lungo attorno adesso, in questo modo. Fate due giri prendendo entrambi i pezzi, fate un paio di giri e nascondeteli poi, nascondete il taglio all'interno della struttura, come sto facendo io. Taglierina. Abbassate sempre il pezzo che avanza, in modo che non si veda. Ok? Dopodiché è arrivato il momento della moneta, di misurare la moneta. Allora, centriamola, se è il caso, segnatevi con i pennarelli di riferimento, vedete come siete comodi. Allora, centriamola, dopodiché io adesso mi aiuterò con la pinza per abbassare questi raggi, per farli passare sopra alla moneta. Li piegherò leggermente, non troppo vicino alla moneta. Ok? E poi in un secondo momento li abbasserò completamente. Almeno io mi trovo più comoda così. Allora, vediamo un po' come siamo messi, abbastanza bene. Allora, parto da questo, solo perché mi sembra leggermente più corto, ma magari non lo è. Allora, adesso si tratta di abbassare, se fate fatica continuate con le pinze, se no con le dita, io probabilmente userò la pinza. Ok, così. Poi continuo con questa, che non segna molto, non rovina. Di nuovo. Ah, è durissimo. Sto facendo il lato opposto. Vedete? Poi abbassiamo un pochino questa moneta, se riusciamo ancora a muoverla. Sì, perfetto. Ok. Manca l'ultimo raggio. Quindi qui sarebbero stati bene anche un paio di millimetri in più di lunghezza dei bracci, però insomma ci siamo lo stesso. Ecco qua, l'abbiamo fatto lo stesso, vedete? La moneta è bloccata, verificate che sia bloccata naturalmente. Siamo alla fine, non ci resta che fare la soletta, l'anellino che ci serve per appendere la moneta, vedete questa struttura posteriore, ok? Allora, facciamo in questo modo, prendiamo questo pezzetto, lo afferriamo con le pinze, come abbiamo fatto tante volte, possiamo centrarlo, va bene? Come abbiamo fatto molte volte, lasciate quindi, diciamo, afferrate a un paio di millimetri dalla moneta, piegate lateralmente, prendete questo pezzo di filo a partire dalla piega, dalla curvatura, fate una soletta della dimensione che preferite, magari io farò un po' grande. Ok, passate il filo di là, questo abbiamo fatto molte volte, e poi chiudete, avvolgete il filo attorno allo stelo, 2, 3, 4 volte, le volte che ci sta. 1, 2, 3, fatemi vedere da vicino, sì, 3 volte va bene, ok, perfetto. Tagliamo. Abbassiamo un po' e abbiamo finito.
Avete visto? Spero vi sia piaciuto. Ciao!